Ragazzi, buongiorno, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi faremo un lavoretto molto veloce a questo same, è un Panther, un 95. Qualcuno già l'ha visto magari in qualche altro video, già lo conosce, però per chi non l'avesse mai visto, è una delle macchine più vecchie che abbiamo nell'azienda. Cosa succede? Praticamente sta succedendo questo, che di punto in bianco la frizione non stacca più e praticamente quando io vado ad inserire le marce grattano tutte, fino a che a un certo punto riesce a staccarsi la frizione e riesco ad inserire la marcia. Ora poi vi faccio vedere un attimo sul pratico. Dunque, questa frizione qui ormai è vecchia, usurata, infatti stacca quasi alla fine, quasi su in cima, per dare la partenza alla macchina. Quindi quando è così, queste qui non si registrano, sono autoregistranti, quindi quando la frizione arriva a staccare molto in alto vuol dire che è quasi da cambiare. Però la cosa è strana, perché a me mi ha cominciato a fare questo difetto all'improvviso, di punto in bianco, via, dall'oggi al domani. Quindi è una cosa un po' strana, sa, se comincia ogni giorno entrano sempre meno le marce, si tolgono male, magari quando vai a appicciare la frizione il trattore continua a camminare, allora ci può stare. Però che lo faccio di punto in bianco è una cosa strana. Quindi io penso che quello che stia succedendo è che trafila olio o dal cambio o dall'albero motore, quindi della parte dietro il volano, e si sporca un po' il disco della frizione. Quindi cosa succede? Sporcandosi, quando io piggio il pedale per allentare lo spingidisco in modo che il disco di frizione si stacchi, questo non avviene, praticamente continua un trascinamento perché il disco della frizione è unto, è grasso e rimane appiccicato, quindi non fa quei millimetri di allentamento per far sì che uno può fare il cambio marcia. Quindi cosa faccio io ora? Per fortuna in questo modello, poi dopo vi faccio da vicino, c'è uno sportellino. Io tolgo lo sportellino, a quel punto ho accesso alla frizione e con una pistola con della semplice benzina faccio il lavaggio. Tanto sotto c'è un foro, quindi la benzina dopo arriva via, cade a terra, ci metterò una bacinella e gli faccio il lavaggio. E poi vediamo se migliora, in modo da pulire lo spingidisco, il disco e quant'altro. Ora però vi faccio vedere un attimo come fa, eh? La mettiamo in moto. Vedete, fa poco fatica. Entrano veramente male. Ora apriamo lo sportello e facciamo il lavaggio con la benzina. Vediamo se migliora qualcosa. Allora, apriamo lo sportello, eh. Già vedo che è molto unto, c'è dell'olio. Infatti, vedete? Sicuramente dentro è tutto unto, questo è proprio olio. Che poi vedete un po' anche grassa dentro, si vede un po' tutta grassa. Allora, questo qui è lo spingidisco, eh. Non so se si vede. Ora andiamo a prendere una lampadina e vediamo se vi faccio vedere qualcosa di meglio. Allora, questa qui è la frizione. Praticamente spingidisco, questo qui è lo spingidisco. Questi sono bracci che aprono lo spingidisco. Infatti ora vediamo se riesco a farvelo vedere meglio, eh. Ma vedete, quello dentato è il volano. Subito al volano c'è attaccato, c'è il disco, c'è lo spingidisco e il disco nel mezzo tra il volano e lo spingidisco, no? Oh, vediamo se così riusciamo a fare qualcosa. Quindi il disco sarà qui. Questo abbiamo detto è il volano. Questo è il volano. Qui dentro c'è il disco e questo qui è lo spingidisco. Ovviamente è quello che allenta il disco, infatti il movimento che fa è questo qui, per allentare. Guardate quel braccio lì, eh?
Vedete, si muove. Vedete come si muove? Questa parte qui si muove. Questa. E allenta il disco. Se però il disco è tutto grasso e incollato, non si allenterà mai, no? Allora ora io entro qui, mettiamo in moto, faccio girare la frizione. Intanto butto benzina sullo spingidisco e vediamo se risolviamo qualcosa, Allora, lavaggio è concluso. È decisamente molto molto più pulita, è proprio, vedete? È pulitissima ora. C'erano evidenti tracce di olio, come dicevo prima, molto probabilmente verrà dal motore, credo, perché era parecchio scuro. Niente, ora proviamo a rimettere in moto e vediamo se abbiamo risolto qualcosa. Dunque, direi che ha decisamente cambiato meglio. Ora poi, ora lo provo io, avete visto, non ha più grattato per niente, però sento che appena appena di puntamento c'è, infatti ora io lo riprovo, lo faccio lavorare un'altra oretta e poi magari riapro lo sportello e rifaccio il lavaggio. Però da non mettere le marce per niente, impuntare tanto, addirittura grattare, avete visto, non ha grattato per niente. Quindi vuol dire che il lavaggio al 95% è riuscito. Quindi mi raccomando, ora sì, è vero, io il mio trattore lo conosco bene e so già che la frizione stacca molto alta, come dicevo prima, no? Però se vi succede così all'improvviso, ci può stare che magari si rompe un componente dello spingidisco perché magari è tutto arrivato, tutto finito, però se c'è possibilità di avere uno sportello come questo, aprite, esaminate, magari ci avete dei residui d'olio come ho avuto io. Non bisogna subito allarmarsi, magari chiamare il meccanico e portare il trattore in officina. Magari con un semplice lavaggio si arriva alla conclusione del problema. Ora infatti io, come ho detto, lo provo e se non mi piace lo rilavo. Ragazzi, questo video è stato semplice, però magari è efficace per qualcuno che ha lo stesso mio problema. Quindi mi raccomando, valutate sempre bene prima di fare interventi grossi alle vostre macchine. Ok? Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un commento come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima, ciao ragazzi!